Salve popolo interista, ma anche a tutti gli altri. Allora, siamo di nuovo qui per un nuovo video. Questo video lo dedichiamo allo zio Beppe Bergomi, che oggi fa il compleanno, quindi tanti auguri. Detto questo, bisogna esprimere due parole perché ci sono opinioni molto differenti a riguardo appunto dello zio Bergomi. Allora, zio Beppe Bergomi, tu per 20 anni, credo, comunque per una carriera intera, hai vestito i colori nerazzurri. Molti di questi anni li hai passati anche con la fascia di capitano al braccio. E di questo, per carità, te ne siamo riconoscenti, te ne siamo grati. Come ti siamo riconoscenti per essere stato uno degli eroi di quel mondiale 1982 vinto in Spagna, te ne siamo grati. Però torniamo nel pianeta Inter. Tutto questo, diciamo che non è che ti dà tutto questo diritto, dato che adesso da anni lavori per Sky, di buttare valanghe valanghe di cacca sull'Inter. Non ti dà il diritto di essere così critico, così duro nei confronti dell'Inter, perché questo non vuol dire essere sportivi. È chiaro che tu hai un dente avvelenato, hai una questione personale con l'Inter. Non so perché non ti hanno mai chiamato in causa per darti un incarico, non lo so. Forse perché sei stato trattato non in maniera eccezionale, diciamo così, quando all'Inter arrivò Marcello Lippi facendoti forse ritirare in maniera prematura, magari 2 o 3 anni ancora li avresti potuti fare, visto che comunque eri in forma, fisicamente integro, non lo so. Ma queste eventualmente sono cose che dovreste risolvere tu e l'Inter. Tutto questo, caro zio Bergomi, non ti dà il diritto ogni volta. Ogni volta, ogni partita che gioca l'Inter e tu la commenti a buttare valanghe di feci sull'Inter. Ma l'Inter non gioca bene, e ma le squadre avversarie hanno il sopravvento, e ma l'Inter crea poco. E perché ci hai rotto i coglioni così? Zio, noi ti siamo riconoscenti per 20 anni, sì, hai vestito i nostri colori, grazie, sei stato il nostro capitano per anni, grazie, grazie, nessuno sta dicendo il contrario, però hai rotto i coglioni con tutte queste critiche. Se tu hai dei problemi personali, vatteli a risolvere con l'Inter, vai in società, bussa alla porta, ti siedi al tavolino e ne discuti. Noi siamo stanchi di sentire queste continue critiche a 360 gradi sull'Inter, anche quando non ce n'è tutto questo bisogno. Devi trovare sempre la motivazione per muovere una critica sull'Inter. Ma basta, e basta per favore, basta. Noi tifosi abbiamo il diritto, forse più di te, di dirti certe cose. Perché tu comunque, come stiamo dicendo, per 20 anni hai onorato la maglia dell'Inter, sei stato il capitano, è vero, ma l'Inter ti riconosceva stipendi miliardari, ok? Ti riconosceva stipendi miliardari parlando in lire. Noi tifosi siamo quelli veramente che amiamo la maglia, perché noi non percepiamo nulla, anzi noi qualche soldino lo spendiamo quando ci vogliamo comprare una maglietta, quando vogliamo venire allo stadio a vedere le partite, compriamo i biglietti, facciamo gli abbonamenti. Ok, tu comunque sei stato anche arricchito dall'Inter, eh? Perché hai percepito dall'Inter per 20 anni stipendi miliardari, caro zio Bergomi. E noi tifosi adesso abbiamo il diritto di dirti che ci hai rotto i coglioni, ok? Detto questo, tanti auguri. Ciao, iscrivetevi al canale, lasciate un link e commenti qui in basso. Alla prossima, ciao.